È arrivato il giorno atteso da piccoli e grandi. Ieri a Salerno, nel parco urbano dell'Irno, si sono accese le luci del villaggio di Babbo Natale. L'evento organizzato dall'associazione Innova Salerno ha preso il via con una grande festa, con spettacoli curati da oltre 30 animatori. Al taglio del nastro hanno preso parte il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, gli assessori comunali Roberto De Luca e Maria Rita Giordano. Si tratta di un percorso emozionale tra addobbi e luci di grande impatto, fino a giungere alla casa di Babbo Natale, dove simpatici elfi sono pronti ad accogliere i bambini. All'interno della struttura dedicata a Santa Claus ci saranno varie attrattive, come l'igloo di Frozen, oltre a tanti spettacoli in programma per tutte le età. Allestita anche una ludoteca che darà l'opportunità, in tutto il periodo in cui sarà aperto il villaggio, di organizzare feste di compleanno o eventi a tema. Presente nell'area anche una zona dedicata al cibo, con piatti ispirati ai beniamini dei più piccoli. Intanto è previsto per questo weekend un boom di presenze nella cittadina di Salerno per le luci d'artista e per l'attrazione dell'anno, la ruota panoramica.